Gianna, and as you know, I suppose. Mi chiamo Gianna. You didn't know, now you know. Se non lo sapevate, ora lo sapete. And I come from America. Vengo dagli Stati Uniti. And I am one of a kind. Sono una persona unica. Not just because of the way that I was born, which I'll tell you about in a moment. Non solo per come io sono venuto al mondo, di cui vi racconterò tra un attimo. But just how I live. Ma per come vivo. I think that we're told often that what we're told as little children to be ourselves. Quando siamo piccoli ci viene spesso detto di essere quello che siamo. And as we grow older we are taught to be everything but who we really are. Mentre quando poi diventiamo grandi ci insegnano a essere tutto tranne che quello che siamo veramente. So my mission is to be myself. Quindi la mia missione è essere me stessa. My whole life. Mai? My whole entire life. La mia vita, per tutta la mia vita finché vivrò, la mia missione sarà di essere me stessa. Sometimes this isn't easy. A volte questo non è facile. I want to be approved of just like every other human being. Perché io voglio l'approvazione come tutti gli esseri umani. But I want to really do what I set out to do, and that is to be me, because you and I, we will never be repeated. Ma quello che voglio fare è essere veramente me stessa, perché io e voi non ci sarà mai nessun altro come noi, non ci sono ripetizioni di noi stessi. Siamo unici. And that makes life very exciting for me. E questo rende la mia vita molto eccitante, molto straordinaria. When you live through the world with a disability, this gives you good training. Vivere nel mondo con una disabilità ti dà un bel training. For a long time suffer a lot of rejection when you're young. Perché per molto tempo, quando sei giovane, devi sopportare il rifiuto. So you don't mind it so much later on. Così che poi dopo, più in là nella tua vita, non ci fai neanche più caso. Let me start back a little bit at the beginning for you. Allora comincio un po' dall'inizio. I'm 35. Ho 35 anni. I dreaded turning 30 the whole time I was in my 20s. E temevo il passaggio ai 30 anni per tutto il periodo che avevo 20 anni, non volevo passare 30. I thought I better hurry up and race down the aisle. I better get married. Ah, ecco, perché pensava che doveva correre e sposarsi prima dei 30 anni. Oh, instead I went to my psychologist. Invece è andata da uno psicologo. This was a better choice. È stata la scelta migliore. I had to find out who I really am. Dovevo scoprire chi sono veramente. And love who I really am. E amare chi sono veramente. Before I could ever allow myself to be loved. Prima di poter permettere a qualcun altro di amarmi. And so I am adopted, and my biological parents were only 17. Io sono stata adottata e i miei genitori biologici avevano solo 17 anni. How many are 17 here? Quanti di voi hanno 17 anni qua? Okay, I see you. Only two? Due. Tre. Quattro. Cinque. Okay. And my biological mother was advised to have an abortion. La mia mamma naturale le venne consigliato di abortire. A saline abortion, they're not performing them anymore. Un aborto salino che non viene più praticato oggigiorno. Because they were having too many survivors.
Perché troppi bambini sopravvivevano a questo genere di aborto. So they were adding a drug to stop the heartbeats. So they were adding? They were adding, yes. They were... I don't know. They were... They stopped this kind of abortion because? Yes, but they were having survivors. So they didn't like that, so they're not doing them anymore. It's okay, we move along. Vabbè, non li praticano più. Except I happen to live through this abortion. Lei è sopravvissuta a questo aborto. And they didn't know who they were trying to kill. E non sapevano chi stavano tentando di uccidere. A saline abortion was a saline salt solution. Allora, l'aborto salino è un aborto provocato con una soluzione di sale. Injected into the mother's womb. Che viene iniettato nell'utero della mamma. To burn the baby inside and out. E brucia il bambino dentro e fuori. Blind and suffocate the child. Lo soffoca e lo rende cieco. And then she was to deliver a dead baby within 24 hours. Così che nell'arco di 24 ore la mamma partorisce un bambino morto. So I was literally born in an abortion clinic. Lei è nata in una clinica per dove si fa abortire, per gli aborti, una clinica dove si abortisce soltanto. Triumphantly. Con trionfo. On April the 6th, 1977. Il 6 aprile 1977. After living through 18 hours. Dopo essere sopravvissuta 18 ore. Of being burned alive in my mother's womb. E aver subito questa violenza dentro l'utero di sua mamma. Adesso è rimasta viva nell'utero di sua mamma. Miraculously, I am not blind. I sing, and this is also miraculous. È un miracolo. Lei non è né cieca e lei canta, e anche questo è un miracolo. But for any skeptic that may be listening, ma per chi che è presente qui e sta ascoltando e fosse scettico, my medical records state on them. I suoi certificati medici dicono, attestano che born during saline abortion. E lei è nata durante un aborto salino. The abortionist. L'abortista. Had to sign my birth certificate. Ha dovuto firmare il suo certificato di nascita. I wish him no ill will. I wish him no. I have no resentment. Vorrei farvi sapere che io non ho nessun risentimento. Towards this man. Verso quest'uomo. He's just lost. È solo una persona persa. And maybe one day he will be found. Forse un giorno lui ritroverà se stesso. But resentment is a waste of time. Ma provare risentimento è soltanto una perdita di tempo. And bitterness. E porta amarezza. Steals your life away. Porta via la tua vita. So I choose to focus on life and not death. Così io ho deciso di focalizzare me stessa sulla vita e non sulla morte. I am not a victim. Non sono una vittima. My life is full of victory. La mia vita è piena di vittorie. And I plan to keep it that way. E voglio continuare a vivere una vita piena di vittorie. Because I really am God's girl. Perché io sono la bambina di Dio. When your father and your mother forsake you. Quando tua mamma e tuo papà ti proteggono, hanno cura di te. The Lord will take you up. Il Signore ti proteggerà.
This is what... Ah no, scusa, quando ti abbandonano, scusate. This has been the case with me. E questo è stato il mio caso. I always think when someone is mistreating me, whether they're insulting me or something of this nature. Io penso sempre che quando qualcuno mi sta trattando male o mi sta insultando, qualcosa del genere. I keep a little twinkle in my eye. E ho un barlume di luce negli occhi. And think to myself. E penso. You don't know who my father is. Tu non sai chi è mio padre. He's watching you. Ti sta guardando. He's listening to you. E ti sta ascoltando. And he is full of mercy. Ed è pieno di misericordia. And it's a good thing. È una cosa buona questa. Because he is not pleased. Perché lui non è contento. I feel very protected by God. Io mi sento molto protetta da Dio. I know I'm very protected by God because I'm not married yet. So che sono ben protetta da Dio perché ancora non sono sposata. I laugh a lot. Io rido molto. And I speak from the heart. E parlo con il cuore. So if you're expecting a structured speech this evening, you will not be receiving one. Così se voi stasera vi state aspettando di assistere a un discorso ben preparato, non lo avrete. But I promise you this will not go on for eternity. Ma vi prometto che non andrà avanti per l'eternità. So a nurse in the clinic, in the abortion clinic, called an ambulance. Una infermiera nella clinica dove venivano gli aborti chiamò un'ambulanza. And she had me transferred to a hospital. E venni trasferita in un ospedale. This saved my life. E mi hanno salvato la vita. Because had the abortionist been at work at 6 in the morning. Perché se l'abortista fosse stato al lavoro alle 6 di mattina. When I was born in his clinic. Quando io nascevo nella sua clinica. He would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Avrebbe terminato la mia vita o strangolandomi o soffocandomi o abbandonandomi finché fossi morta. This has happened all around the world. E questo è qualcosa che è avvenuto in tutto il mondo. When I think of my birth, quando ripenso alla mia nascita, I also think of the biblical narrative of Shadrach, Meshach, and Abednego. I didn't understand anything. Okay. I also think of. I'm having fun with this. Ah, okay. Shadrach, Meshach, and Abednego. In the fire. Anyway, I'll put it this way. When I think of my birth, quando ripenso alla mia nascita, I know that God was in the fire with me. So che Dio era nel fuoco insieme a me. But the fire did not harm me. Ma il fuoco non mi ha fatto del male. But in those hours that I was fighting to live. Ma durante quelle ore, durante le quali io combattevo per sopravvivere. I believe that God was instilling in me a very different sort of fire. E io sono convinta che Dio stava mettendo dentro di me un fuoco di un genere diverso. One of an eternal kind that can never be vanquished. Un fuoco eterno che non si potrà mai spegnere. So, allora. So in the hospital, every well-intentioned doctor said that I would die. E così nell'ospedale tutti i dottori che avevano delle buonissime intenzioni sostenevano che comunque lei sarebbe morta. I only weighed 2 pounds.
e pesava solo 2 libbre. And then they were astonished to find that I didn't want to die. E poi rimasero meravigliati scoprendo che lei non aveva nessuna intenzione di morire. Because I kept living. Perché continuava a vivere. And they said this baby girl has a tremendous will to live. E dicevano questa bambina ha una voglia grandissima di vivere. And they were right. E avevano ragione. Because God was working in me His will. Perché Dio stava lavorando dentro di sé, lavorava la sua volontà. And His voice said that I would live. E la sua voce diceva che lei sarebbe vissuta. And nothing can thwart His voice or His plan. Nothing can stop. E niente può fermare la sua voce o i suoi piani. Yes. Allora, so. So after not dying, I was taken out of the hospital and placed in an emergency home. Allora, dopo lei non è morta e quindi è stata portata in una casa d'accoglienza. And those people in that home decided that they did not like me. E le persone che gestivano questa casa d'accoglienza avevano deciso che questa bambina non gli piaceva. I noticed a theme so far of not being liked and all of this in my story. By this time I'm just a little baby. And they're saying, we don't like Gianna. Allora lei ha questo tema ricorrente nella sua vita di non piacere, però in quel caso era soltanto una bambina e loro non l'accettavano, anche essendo solo una bambina. But the trouble with that is that God adores me. Ma il punto è che invece Dio l'adora. And that infuriates people that I infuriate. E la gente diventa furiosa perché lei li rende furiosi. And I infuriate people that want to control. How would I put it? I've always annoyed people that with my freedom. Allora lei dà fastidio alle persone per questo suo senso di libertà. It seems from my earliest memory there's always been someone trying to take this freedom away. Lei da che si ricorda, dalle sue ricordi più lontani, quando era più piccola, si ricorda che sempre qualcuno ha cercato di togliere a lei questa sua libertà di essere. But the trouble is the more they do, the more I run to Jesus who is greater than me. Ma il punto è che più la gente cerca di toglierle questa libertà, più lei corre da Gesù, che è molto più grande di lei. Who is my sole defender. Che è il mio unico difensore. And he'll always help me win. E lui l'aiuta sempre a vincere. Don't mess with him. Quindi non vi mettete nei guai con lui. So, allora. Sorry, I'm just thinking. Scusate, sto riflettendo. Do you mind if I take moments to think? Mi dispiace se mi fermo ogni tanto per pensare. Ok. Thanks. So I was taken out of the home of the people that didn't like me. Così mi hanno tolto da questa casa di questa gente a cui non piacevo. Because they would shut me in a room for a long period of time. A room? Yes, they would shut the door, shut me away. Yes. Loro la mettevano in una stanza e la tenevano chiusa in questa stanza per tanto tempo. And then I was taken to a new home. Ed è stata portata invece in una nuova casa. So by this time I was only 17 months old and had lived through all of this. E lei in questo momento aveva 17 mesi e in questi 17 mesi aveva già vissuto tutto questo dolore. And thank the Lord, this woman who took me in, her name is Penny. E ringraziando Dio la donna che l'ha presa e l'ha accudita, che si chiama Penny.
She immediately loved me. Mi ha amato da subito. She still does. E ancora mi ama. She just turned on November the 28th, 90 years old. Il 28 novembre ha fatto 90 anni. Ha compiuto 90 anni. She is now my grandmother, which I will explain in a moment. She's your grandmother. Yes. Lei è mia nonna. Adesso vi spiegherò. She took care of 56 foster children with or 56 orphans. Lei si è occupata di 56 bambini orfani. As a single woman. Da sola, come donna single. And of course, I was one. E una di questi bambini ero io. All of us were considered unadoptable. Eravamo tutti bambini considerati non adottabili. And all of us were adopted, and those of us that were not, she took in and adopted herself. E tutti comunque vennero adottati, e quelli che non vennero adottati da lei. Beautiful woman. Una donna bellissima. So she, when I arrived in her home, I was then diagnosed with this disability. Quando arrivai nella sua casa, io venni diagnosticata con questa disabilità. Cerebral palsy. Paralisi cerebrale. And every doctor again said, Gianna will never be anything, she'll never move. E tutti i dottori dicevano, Gianna non farà mai nulla nella sua vita, neanche si muoverà, non riuscirà neanche a muoversi. But with God all things are possible. Ma con Dio tutto è possibile. And God seems to take a particular delight in doing the impossible for me. E pare che Dio provi un piacere particolare nel fare cose impossibili con lei. And I'm delighted to let him. E io ho un gran piacere a lasciarglielo fare. And so Penny heard all of the negative reports. E così Penny ascoltò tutte queste rapporti negativi, relazioni negative dei medici. And she did my physical therapy anyway. E comunque mi fece questo trattamento di terapia fisica, insomma, fisioterapia, esatto, fisioterapia. Three times a day. Tre volte al giorno. Without fail. Senza mai, cioè lo faceva sempre costantemente, non smetteva mai, tre volte sicure. I began to progress, hold up my head, crawl, and eventually walk. E io ho cominciato a fare dei progressi, a stare meglio, a alzare la testa, a cominciare a gattonare e poi eventualmente ho cominciato anche a camminare. At 3 years old. All'età di 3 anni ho cominciato a camminare. That is a miracle. It really is. E questo è un miracolo, un vero miracolo. And what no one expected is that by the grace of God. E quello che nessuno si aspettava è che per grazia di Dio. In 2005 I decided to run my first 26 mile marathon. Nel 2005 lei nel 2005 ha fatto la sua prima maratona di 26 miles, 26 miglia. But I am no athlete. Ma non sono un atleta. I did not run it to win. Non l'ho fatto per vincere. I ran it for two reasons. L'ho fatto per due ragioni. One, I was really angry. Uno, ero molto arrabbiata. And needed to run. E avevo bisogno di correre. And two, e due. I needed to see God. Avevo bisogno di vedere Dio. And I always find when I just do ridiculous things. E quando faccio cose ridicole, scopro God meets me there. Che Dio mi incontra in queste cose. So, I ran on my toes. Ho corso sulle dita dei piedi for over 7 hours. Per più
di 7 ore. That'll tell you how angry I was. Questo mi fa capire quanto ero arrabbiata. Then I went to my psychologist. Poi sono andata allo psicologo.